Ciao ragazzi, sono Pingo e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi torniamo con l'episodio settimanale di Bedragons of Italy, episodio 60, 60 episodi di questa bellissima serie, meraviglioso, nella compilation Batman. C'ho paura, c'ho ansia, quindi finirà malissimo. Vi ricordo ovviamente in descrizione, vi lascio il link del canale di Bedragons of Italy e ovviamente il link del video originale, come normale che sia. Prima di iniziare vi lascio un like, commento, iscrizione, se non fate conoscere ovviamente il picchio con il classico ormai telecomando è qui che vi minaccia da una vita, ma evidentemente deve minacciarvi di più perché appunto l'85% di voi, anche più, guarda i miei video però non è iscritto al mio canale, evidentemente vi devo minacciare non con il telecomando ma probabilmente direttamente con il tablet, ma dettagli. E che dire, andiamo a prenderci qualche infarto anche se non è una prova a non spaventarti, ma io riesco a spaventarmi anche qui, sono incredibile, sono straordinario, iscriviti perché se no ti vengo a cercare e ti guardo così. Non ti conviene, andiamo. Ecco, è venuto anche mal di gola, potrebbe essere un problema. Andiamo. Allora, siamo arriva Ligure, c'è uno che dovrebbe dare la precedenza. Iniziamo malissimo. Va bene. Come, scusa? Mi chiedo scusa, mi devo bere un bicchiere d'acqua, un bicchiere, un goccio d'acqua perché se no muoio. Tanto pisa. O ciò. No, ma tranquillo, eh. Tutto sta ciamà. Oh, sì. Avete sentito la bellissima censura, intanto Curno. Perfetto, altra censura. Milano, passiamo con il verde. Fermi, non si blocca il video. Calma. Ecco, ma vado a prendere anche di nuovo mal di gola. Mani mortacci sua. San Giovanni in fiore. Ok, Genova, oh, torniamo a Genova dopo una vita. Numeri, mi piace. Tangente tangenziale, Ovest Milano. Cosa sta succedendo? Oh, ci arrivano le richiappe. Una strage. Tu sei fortunato che sei finito sulla fiancata del camion. Se finisci davanti è finita. Perfetto. Lo Zattestino. Mi sta già simpatico il nome. Andiamo. Wow. No. No, ha lavato la signora. La signora. No. No, se mi fanno una cosa del genere. Anche per me. On è di fonte. Intanto prendiamo un infarto. Ripeto, tornando a prima. Se mi fanno una cosa del genere, penso che lo inseguo e lo picchio. Intanto, come sempre, grande raccordo anulare. Ti ho detto che significa. Roma. Questo qua fa numeri. Mi sa simpatico. Non c'è l'audio, grazie a Dio. Cosa sta succedendo? Ottimo. Trento. No, ma tranquillo, eh. Ottimo. Sì, in effetti. Voleva darti il 5, palese. Spinea. Cosa sta combinando questo qua? Due. Seregno, mi piace la precedenza. È un optional, perché tanto sono in bici, quindi posso non darla. Mi pare giusto. Torniamo a Genova. Mi pare giusto. Attenzione, attenzione, attenzione. Sorpasso all'esterno. Ha rischiato di fare un frontale. Santa Croce. Questo qua cerca un sorpasso impossibile. Il camion lo stringe. Che cacchio è? Verstappen Hamilton. Strada che non posso pronunciare, Valle Piccole. Madonna mia, hanno rischiato una cosa impossibile. Sembra Need for Speed, che devi passare vicino all'auto dall'altra parte per avere il boss. Cosa sta facendo questo? Perfetto, a Boltiere si dice cose molto tranquille, ma dovrò censurare per evitare che mi bannino il canale. Desenzano del Garda. Noi stiamo andando a 195 in autostrada, palesemente. Questo qua non ha le luci ed è la cosa peggiore del mondo. Lignano, Sabbia d'Oro, quindi già mi sta simpatico. Perché qua in regione mia ci sono stato tantissime volte. Ok, Bergamo! Allora, due opzioni. O ci schiantiamo o ci danno... Stavo dicendo, o ci schiantiamo noi sulla macchina davanti o ci vengono in telechiappe. Ci sono venuti nelle chiappe. Perfetto! 5.000 euro dei danni. Seregno. C'eravamo già prima, mi pare. Ho un vuoto completo. Occhio, occhio! A destra, bene, per fortuna che almeno le bestemmie le censurano loro.
Barlassina, nome bellissimo. Cosa sta... Calma, penso che è il video con più pause del mondo su Bedriver. Stavo dicendo che cacchio sta facendo questa destra? Non avevo visto che ci stava arrivando uno in faccia. Va bene, io sono un cieco. Bibione, ma che bello. Tranquillo, torniamo a Pisa intanto. Non commenterò. Arluno. No, non ce la fa, non ce la fa rientrare. Voi siete scemi. Roma, vai. Ma non ho ancora visto un passare con il rosso, eh. Tranquilla, passi, signore, è sulle strisce. Ha tutti i diritti. Montemurlo. Ma è contro. Era contromano, ma noi andiamo lo stesso. Avigliana. Cioè, la cosa peggiore ancora di più inchiodare in quella maniera in mezzo alla strada. O vai dritto o ti fermi prima, te la scelta. Non così. Milano. Visto che quello di prima non valeva a Milano perché non eravamo nella parte nostra a passare con il rosso, in questo caso sì, perché ci passa perfettamente a fianco. Ma giustamente, quelli con il monopattino non devono rispettare il codice della strada, perché mi pare giusto, loro sono speciali. Mandatevene a quel paese. Andiamo avanti. Pomigliano dell'Arco. No, ma tranquillo, c'è lo stop. Cioè, lo stop è quella cosa esagonale che c'è piazzata qua in alto a destra di solito. Michelino, che dopo una vita ci torniamo, fanno numeri meravigliosi. No, Torino, no, no. Io ormai non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Cioè, adesso mi tolgo anche le cuffie per dirlo. Torino e rispettare il rosso è una cosa allucinante. Cioè, non ho visto una persona, e me l'avete detto anche voi nei commenti, a Torino c'è il rosso, ma si passa lo stesso. Ma mi sembra giusto, mi sembra corretto. Perché ormai, secondo me a Torino funziona al contrario, cioè col rosso si passa e con il verde si sta fermi, perché non è possibile. Io ho fatto 60 episodi, penso di averlo visto almeno 185 volte. Uno a Torino che passa con il rosso. Torino o provincia, cioè proprio in quella parte lì. Trento, Sesso, mi sta già simpatica sta città. Grande che non ha dato la precedenza. Città più bella del mondo. Muggio. C'è dopo Muggia, dove mi alleno io. C'è Muggio, mi piace. Numeri. Non farti domande, amico. Lascia perdere. Torino, Ale. Quando ci sarà una clip di Torino, da adesso in poi io non ci faccio più un commento. Pesaro. Oh, amici, ho amici di Pesaro, ci ho fatto tantissimi tornei contro a squadra di Pesaro. Bene, questa sarà censurato. Villa Dalmè. Cioè, capisco che non, se no non esci, però mi pare anche un po' eccessivo. Boltiere. Va bene. San Quirino. E questo? Chirignago. Contromano. Dai. Milano. Facciamo così. Torino e Milano, quando c'è una clip in cui passano con il rosso, io non la commento. Facciamo così. Montale. Numeri. Vai. Secondo me se hai sbagliato strada, ma non sono sicuro. Cinisello Balsamo. Penso che sia uno dei numeri più belli che abbiamo mai visto in tutti questi 60 episodi. Lido delle Nazioni. Ma che cacchio era? Non ho capito cos'era. Tursi c'è un istrice gigante. Va bene. Bambi. Acerano Dintelvi. Abbiamo anche oggi abbiamo visto piloti di Formula 1 in versione top. Perché.
non commento. Vabbè ragazzi, che dirvi, spero il video sia piaciuto, come sempre vi ricordo lascio un like, commento, iscrizione, se lo fate vengo a cercare ovviamente il figlio, il classico telecomando. Vi ricordo che se volete una nuova compilation basta che me lo fate sapere, comunque ve ne porterò altre. Scrivetemi nei commenti quale vorreste come nuovo episodio, ci sta perché visto che ce ne sono tantissime, scrivetemi nei commenti appunto una che ovviamente non abbiamo fatto, quindi andatevela a controllare nella playlist. E vi ricordo soltanto di seguirmi qua su Instagram, qua su YouTube e anche su TikTok. Non posso dire altro che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire... Va bene così. No, Pingualè. Ciao e ci becchiamo in un prossimo video nella speranza di non vedere più a Milano e a Torino passare con il rosso. Ma penso che sia più possibile che io diventa di 2 metri. Ma dettagli. Va bene. Spoiler, sono 1,85. Dai. Va bene. Ciao e ci becchiamo in un prossimo video... Mamma mia!